dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Deposta dunque ogni malizia e ogni frode e ipocrisia, le gelosie e ogni maldicenza, come bambini appena nati, bramate il puro latte spirituale, per crescere con esso verso la salvezza, se davvero avete già gustato come buono il Signore. Stringendovi a Lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Pace e bene a tutti. Ci ritroviamo per questo appuntamento di catechesi mensile con i gruppi di preghiera di Padre Pio e con i suoi devoti, e tratteremo in questo mese di dicembre sempre il tema della missione, svolto ovviamente in due puntate oggi e sabato prossimo, dando una particolare attenzione a quella che può essere la preparazione alla missione, una preparazione soprattutto interiore che forse si addice bene a questi momenti di limitata attività esterna e apostolica. Abbiamo ascoltato un brano della lettera di Pietro che si rivolge ai cristiani presenti nelle cinque province romane dell'Asia Minore, le quali in parte provengono dall'ebraismo e per lo più dal paganesimo. Sono piccole comunità scarsamente organizzate, il motivo per cui l'autore indirizza questo suo scritto è spronare queste mini realtà a resistere nella fede e a saper rendere ragione di essa davanti a tutti. Di fronte alle mille esitazioni della vita circostante, occorre, dice la lettera a Pietro, legarsi a Cristo, pietra angolare. Chi confida in Lui non si confonderà. Però, Signore, sono confusa. Ci stiamo comportando bene, andiamo a scuola, studiamo, cerchiamo di non litigare e poi questa pandemia che ci ha messo nei guai. Dalla mia maestra è diventato un televisore. Signore, non si potrebbe fare di più? Non avresti un po' di gente per non farci sentire soli? Dici che dobbiamo pregare, ma i grandi non hanno mai tempo di farlo con noi. Hai detto che siamo come un castello, ognuno una pietra, che tu metti al posto giusto. Non importa se uno è più grande, più rotondo, più quadrata, tu sai trovare il posto giusto, ma tutti insieme dobbiamo diventare la tua casa. Maria, io non voglio restare da solo in una chiesa grande e bella dove nessuno si conosce. Sei tu la mamma. Chiama tutti i tuoi figli e digli che devono aver sempre aperta la porta del cuore, anche per chi non è proprio il primo della classe. Essere comunità grembo. L'espressione ritorna spesso nel linguaggio della pastorale di oggi ed è un invito che ha fatto anche il nostro direttore generale, padre Franco Moscone. Dobbiamo essere una comunità grembo, capace, dice lui, di collaborare all'educazione comunitaria. Ma cosa vuol dire per noi gruppi di preghiera tutto questo? Padre Pio non usa l'espressione comunità grembo, ma ha usato un'immagine nel 1918 che le è molto vicina ed è contenuta in una lettera indirizzata ad Antonietta Bona. Dopo l'amore di nostro Signore, io ti raccomando quello della Chiesa sua sposa e nostra tenera madre, di questa cara e dolce colomba, la quale solo può far l'uova
e far nascere i colombini e le colombine allo sposo. Ringrazia Dio 100 volte al giorno di essere figlio della Chiesa. Abbi gran compassione a tutti i pastori e predicatori della Chiesa, nonché a tutti i curatori di anime, e vedi, figliola mia, come sono sparsi sopra tutta la faccia della terra, perché non vi è al mondo provincia dove non ve ne siano molti. Aprite le porte a Cristo, come sappiamo, è stata l'espressione con cui San Giovanni Paolo II ha cominciato il suo pontificato. Siamo un po' tutti coinvolti da questo invito, perché se è vero che ci sono dei cuori ostinatamente chiusi all'annunzio del Vangelo, per cui prima di tutto in quel senso va letta questa espressione, molto spesso anche tra noi che ci diciamo credenti ci sono piccole o grandi resistenze che non permettono al Signore di agire liberamente in noi. Il Signore bussa alle nostre comunità sotto forma del povero e del bisognoso, ma anche in modo più silenzioso nelle vesti di chi ha sbagliato, di chi ha dei dubbi di fede o di chi ci guarda con sospetto o con qualche critica in più. Aprite le porte a Cristo ci rimanda a quella vocazione ad accogliere chiunque che aveva caratterizzato la vita di Gesù. È necessario allora avere delle comunità che non siano consapevoli del dono ricevuto, non siano soltanto consapevoli del dono ricevuto, ma che assumano la responsabilità di quello che sono, superando una fede fatta di entusiasmi, esteriorità o fughe nel passato. Per prendere coscienza che la Chiesa non solo genera i figli con il battesimo, ma deve poi accompagnarli con la fecondità della parola. Padre Pio parla della Chiesa, abbiamo ascoltato, come di una colomba che genera i suoi piccoli. Essere comunità grembo vuol dire senz'altro generare i figli alla fede, ma poi custodire il dono dei fratelli e delle sorelle che sono stati generati. Essere comunità grembo ai tempi del coronavirus. Sembra che le nostre mani siano legate, che i nostri passi siano limitati. Sembra un paradosso parlare di missione. E allora cosa possiamo fare, ecco, per essere noi comunità grembo? L'Evangelista San Luca dice che Maria meditava tutte le cose riguardanti Gesù nel suo cuore. Aiutaci a custodire l'attitudine all'ascolto, grembo nel quale la parola diventa feconda e ci fa comprendere che nulla è impossibile a Dio. Aiutaci a scegliere, come insegnava Padre Pio, se stare fuori davanti al fuoco con i pastori a sentire il canto degli angeli o entrare in quella grotta che sa di povertà e debolezza, ma nella quale è possibile incontrare il Redentore. Riaccendi in noi la speranza, rendila un fuoco capace di dare la luce e calore ai fratelli e alle sorelle che incontriamo, perché trovino sempre aperta la porta del nostro cuore. Maria, che medita la parola nel suo cuore, ci indica un tempo, quello del silenzio e dell'accoglienza della parola. Non sono i progetti e le strategie, che pure sono necessarie, badate bene, li faccio anch'io, però non sono questi a fecondare la Chiesa, questi possono collaborarne al cammino, ma la feconda la parola di Dio. E Maria ci mostra il senso di questa attesa. Andando al concreto,
Un gruppo di preghiera che lamenta l'avanzare dell'età dei suoi membri e il numero sempre più esiguo di persone che lo frequentano, per diventare nuovamente un terreno fertile, deve lasciarsi fecondare dalla parola di Dio. E penso che questa sia la nostra missione di questo momento e questa sia la missione che possiamo lasciarci al termine di questa catechesi. In questo senso Padre Franco guarda Maria come modello della generazione. Maria, secondo San Luca, meditava un po' tutte le parole di Dio nel suo cuore. Allora ecco che Padre Franco si rivolge alla Vergine con queste parole che possiamo prendere come messaggio. Sono una preghiera alla Madonna: aiutaci a custodire l'attitudine all'ascolto, grembo nel quale la parola diventa feconda e ci fa comprendere che nulla è impossibile a Dio. Se noi in questo periodo di silenzio lasciamo che la parola diventi feconda, diventeremo veri missionari. Con questa esortazione di Padre Franco ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Intanto però vi ricordo che le nostre catechesi vanno in onda ogni sabato alle 19:30 e in replica la domenica mattina alle 9:30 e il lunedì alle 14:15. Pace e bene a tutti.